Replica da esercitare. Mori. La priorità di Genova è certamente la mancanza di lavoro, è evidente, insomma, il problema dei problemi, come aveva evidenziato anche il vostro sondaggio ante elezioni. È evidente che però non ci sono ricette magiche, o quantomeno non sono le ricette giuste, quelle che avete sentito fino ad oggi da molti dei candidati. Perché purtroppo, come ho spiegato in tutta la campagna elettorale, con un messaggio completamente diverso dagli altri, un sindaco oggi nell'attuale contesto normativo è nei fatti soltanto per legge un commissario liquidatore, cioè qualcuno che deve tagliare a Genova. I tagli ovviamente comportano un incremento della recessione perché la base monetaria nell'economia reale scende e la città va peggio. Per questo il nostro programma è incentrato su quella lotta a queste norme che noi contestiamo fermamente perché incostituzionali e pertanto vogliamo agire contro il governo centrale per ottenere quei trasferimenti di ricchezza necessari all'erogazione dei diritti fondamentali. È un qualcosa che si può fare perché abbiamo già anche un precedente della Corte Costituzionale molto importante del dicembre 2016 e noi su questi punti vogliamo dare battaglia. Vogliamo ridare dignità a Genova. Non è un problema, Gilberto, a te. Genova, città più vecchia d'Italia, ci saranno ovviamente tanti diciottenni, tanti ragazzi che vanno al voto domenica per la prima volta. A questi ragazzi, cosa dicono gli amministratori di Genova? Armatevi e partite, per voi non c'è posto o c'è una prospettiva ancora in questa città? Mori. Ma questo è il mantra di Bruxelles, che vuole veramente tutti i cittadini schiavi nei fatti, spesso a doversi allontanare dai propri affetti perché vi dicono che non c'è lavoro. In realtà noi dobbiamo assolutamente combattere contro tutto questo. Genova in questi anni si è svuotata progressivamente, ma si è svuotata appunto per quell'insieme di regole che comportano tecnicamente la recessione. Bisogna capire, bisogna spiegare, scusate, ai giovani una cosa molto chiara. Questa situazione dipende da un fatto ben preciso. Si sono creati a livello sovranazionale dei poteri economici così vasti, così ampi, che hanno determinato un'influenza fortissima presso il Parlamento e presso ovviamente tutti i nostri politici. A quel punto sono state fatte una serie di interventi legislativi che penalizzano colpevolmente il lavoro. Molto banalmente, sapete qual è l'obiettivo dell'Unione Europea? La stabilità dei prezzi, che interessa soltanto al grande capitale finanziario. Solo fatta salva la stabilità dei prezzi, il sistema europeo delle banche centrali può pensare a benessere e pace. Questo è il nostro vero nemico, altrimenti all'interno di queste regole non c'è purtroppo soluzione. Cominciamo con Mori. Ma vedete, questo è l'esempio di quello che dicevo prima, no? In Genova ci sono moltissime cose da fare, c'è da assumere per dare più sicurezza, c'è da assumere per dare pulizia, c'è da assumere per fare tutti quei lavori socialmente utili di cui la città ha tanto bisogno, ma ci dicono mancano i soldi. È questo il problema, cioè i genovesi devono capire che o c'è un piano di spesa pubblica che immette soldi per assumere dipendenti che poi possono lavorare per fare tutte quelle cose di cui c'è bisogno, oppure andrà sempre peggio. Molto banalmente si parlava nella domanda di sicurezza. Sapete cosa impone la legge? Addirittura di non poter nemmeno riassumere il personale che va in pensione. Puoi assumere soltanto un 25%. Cioè queste sono norme nei fatti criminali che impongono alla città un degrado sempre maggiore, oltretutto in un momento in cui ci sono flussi migratori fuori controllo e io sono, lo voglio dire sempre chiaro, per l'accoglienza, perché l'accoglienza è un dovere costituzionale, ma l'accoglienza è incompatibile con le politiche di austerità. Se non c'è dignità, non c'è lavoro per chi arriva in Italia, si creano degli scontri, una situazione esplosiva che poi degenera e il centro storico è uno di questi esempi. L'articolo 38 della Costituzione molto chiaramente dice che la Repubblica deve dare tutela illimitata a disoccupati, invalidi, anziani. Il sociale quindi è un punto centrale del programma perché lo impone anche una normativa costituzionale. Se un sindaco durante il suo mandato consente che qualche cittadino si possa togliere la vita per ragioni economiche, è complice purtroppo. Questo io non lo voglio assolutamente fare, voglio dormire la notte, sforeremo il patto di stabilità per questo, senza alcun dubbio, chiedendo l'erogazione dei soldi necessari a garantire questi diritti. Nel nostro programma abbiamo addirittura inserito una moratoria assoluta sul territorio comunale per sfratti e pignoramenti, perché ovviamente nessuno deve essere buttato in mezzo a una strada se già non gli è stato trovato un nuovo alloggio. Da quando è iniziata la crisi economica nel 2007, la spesa sociale dei comuni è scesa addirittura dell'80%, quasi sempre si è tagliato su sociale e cultura. Tutto questo è inaccettabile. Ovviamente pensiamo poi di non dare semplicemente dei sussidi, ma di far lavorare queste persone, dargli dignità. Le persone che avranno questo aiuto faranno lavori socialmente utili per la collettività.
Mori, quali le proposte sulla cultura non solo nel centro, nel salotto buono della città? Vedete, partiamo dal discorso di prima. Come vi dicevo, proprio la cultura è stato uno dei settori in cui si è tagliato di più. Cioè, in un momento in cui il sindaco, per norme giuridiche, toglie più denaro da Genova di quanto ne immette attraverso la spesa, si sono fatte delle scelte estremamente dolorose. Tra l'altro la cultura, e quindi comunque gli spettacoli, la musica, i teatri, come ad esempio anche un potenziamento del Carlo Felice, porterebbero un forte indotto in città. Perché ogni euro speso in questi settori porta anche un incremento dei consumi generali, porta letteralmente persone che da fuori Genova vengono qui, spendono qui i loro soldi e arricchiscono la città in un contesto in cui le politiche espansive purtroppo sono vietate. Tutto questo è sicuramente fondamentale e nel nostro programma il punto che potrebbe dare la possibilità di trovare risorse anche per questo è sicuramente l'introduzione di una moneta complementare che, distribuita fuori Genova, impostata nei fatti con una card che consente uno sconto per venire a spendere a Genova, porterà un enorme flusso di turisti in città, cercando di riuscire a far un minimo ripartire questo settore, tenendo però presente che, come al solito, non voglio fare promesse che non posso mantenere, perché senza investimenti pubblici anche qui più di tanto non si può fare. Mori. Abbiamo fatto moltissimi incontri sul tema, sono stati presentati progetti molto interessanti, molto compatibili con l'ambiente, che evitano ovviamente l'utilizzo degli inceneritori e quant'altro. Tutti questi progetti però richiedono un piano industriale che necessita, come sempre, di investimenti pubblici, anche banalmente per riaprire Scarpino. Noi dobbiamo sicuramente puntare per una differenziata più ampia, ma questo più di tutto è il settore in cui interverremo duramente con la questione del patto di stabilità e cercheremo anche di recuperare i soldi attraverso la rinegoziazione dell'enorme debito con le banche commerciali di Genova, 1,1 miliardi che portano 110 milioni di interessi e capitale annui a carico dei cittadini, da lì possiamo recuperare un 20-30% di risorse all'anno per poter intervenire con questo piano industriale indispensabile. Vi ricordo che avete i due diritti di replica se volete anche sviluppare certi argomenti. Gilberto, un'altra domanda da 30 secondi a testa. Beh, i municipi hanno ancora senso per essere molto schietti? Parto io? Guardate, i municipi hanno senso se ci sono i soldi, nel senso che se io mi rapporto con la possibilità di fare trasferimenti e dire a questo municipio io do X, posso stanziare X, il municipio ha molto senso perché così i cittadini nel loro quartiere sono padroni di scegliere ciò che è più giusto e più importante per la città. In questo momento con il patto di stabilità interno francamente sono quasi inutili, ma in condizioni normali che speriamo di ripristinare al più presto diventano assolutamente fondamentali. Allora, su AMIU, quello che aveva detto già prima anche la collega, era molto giusto, cioè dire no alla privatizzazione, ma voglio spiegare ai cittadini per quale ragione. Se noi consegniamo un servizio pubblico in regime di monopolio al capitale privato, il costo della tariffa non sarà un aumento per tutti voi, perché in sostanza se è pubblico tariffa uguale a costo, se è privato tariffa uguale a costo più profitto dell'investitore privato. Quindi in questi mesi su questo tema vi hanno raccontato semplicemente una serie di balle, scusate il termine, mai vista, perché vi hanno raccontato che con l'investitore privato andrete a risparmiare. Questo è assolutamente falso. Si è voluto non far funzionare il servizio a causa dei tagli, ci si è messa ovviamente la questione della chiusura di Scarpino e da lì in poi si è fatto tutto quello che si poteva fare per la consegna al capitale privato. Io devo fare un grandissimo ringraziamento a tutti quei sindacati indipendenti come ULA, il gruppo dei lavoratori autonomi, Orsa, USB e tanti altri, CUB, che si sono battuti in questo periodo per unire le varie sigle, per lottare contro questo scempio e perché, li devo ringraziare, hanno messo al primo punto la lotta contro i vincoli europei. Questo è un salto di qualità nella protesta dei lavoratori, perché se tutti i lavoratori capiscono qual è la genesi della crisi, noi siamo sulla strada per vincere la guerra. Tenuti di carattere nazionale, ma anche i sindaci hanno alcuni poteri, quali pensate di mettere in pratica? Mori. Mi immagino di sforare il patto di stabilità interno per assumere in barba norme che me lo vietano, perché molto banalmente, l'abbiamo detto prima, la sicurezza in questo contesto è anche presenza fisica delle forze dell'ordine, nel caso di specie della polizia municipale, per quanto riguarda la competenza di un sindaco sul territorio. Il presidio del centro storico, lo sapete, era persino stato chiuso, quindi banalmente se non c'è controllo purtroppo c'è inciviltà. La stessa ordinanza antimovida sarebbe superabile proprio con più persone nel centro storico a controllare, perché sono un deterrente per chi fa rumore, per chi va oltre le regole della convivenza civile. Il semplice fatto del passaggio di forze dell'ordine aiuta ovviamente a superare il problema. Questo è assolutamente ovvio ed è inevitabile. Tutti quelli che vi raccontano che possono intervenire al di fuori di quello che vi ho appena detto, purtroppo vi raccontano semplicemente delle favole. Vi dicono cose che non possono essere fatte, non ci sono ricette magiche. Pensate addirittura che gran parte delle forze di polizia municipale vengono utilizzate sulle strade per fare multe, semplicemente perché il comune non ha i soldi e quindi sono costretti a usarli anziché per ciò che realmente serve, per fare banalmente cassa e colpire i cittadini.
Guardate, voglio esprimere, l'abbiamo fatto con un comunicato stampa direttamente dal Senato, da parte di Paola De Pin e Monica Casaletto, i nostri senatori che ci rappresentano in questo momento a Roma, ma voglio esprimere ulteriormente solidarietà, quello che sta accadendo lì è vergognoso. Noi ci siamo battuti contro la privatizzazione di Amio, come vi dicevo prima, quello è poca cosa purtroppo per il danno che causerà alla città tutto quello che stiamo vedendo con Ilva, che viene consegnata come al solito al capitale privato, che ha già in mente un piano industriale per far ripartire l'azienda, per ottenere enormi profitti che avrebbe potuto fare banalmente il settore pubblico. Se lo Stato fa investimenti non ci sarebbero problemi e certi settori come quello dell'acciaio erano naturalmente di straordinario interesse strategico e dovevano necessariamente rimanere pubblici. Siamo diventati grandi con tutto questo. Oggi andiamo nella direzione opposta, quando dobbiamo capire, metterci in testa tutti quanti, che controllare il pubblico è assolutamente possibile. Non possiamo pensare che in nome dell'inefficienza dobbiamo dare tutto al capitale privato, perché in quei settori il privato guadagna un sacco di soldi. Come? Tagliando i salari. Molto banalmente è sempre da lì che si ottiene il profitto. Che d'altronde oggi, inutile girarci intorno, l'ideologia liberista è il problema. Noi siamo per il sistema misto che riconosce l'iniziativa privata, ci mancherebbe, ma se non capiamo che l'iniziativa privata deve stopparsi laddove c'è un interesse pubblico preminente, noi siamo spacciati, e lo scrivevano i padri costituenti. Questo. Non era una domanda, era una semplice riflessione, la domanda è questa: il sindaco di Genova ovviamente governa 600.000 abitanti, una città capoluogo, ma si è detto poco in questa campagna elettorale, governa e avrà responsabilità su quasi 70 comuni della provincia, perché sarà il sindaco della città metropolitana e quindi dovrà gestire strade provinciali, scuole e quello che un tempo faceva la provincia, sempre con poche risorse. Allora, città metropolitana, molto chiaro, intanto è l'evidenza di quanto disprezzino la democrazia, perché io sono eletto a Genova, se sono eletto a Genova non devo mettere becco dove non mi hanno eletto, devono scegliermi i cittadini, non devo essere imposto. Questo è già uno scandalo. Dicono, no? In più, sì, ma è ridicolo che non sia elettiva. Cioè, è questo il punto, no? Tanto ormai anche in Parlamento vanno i nominati, fanno l'inciuccio, sbarramento al 5%, è tutto molto bello, no? In più, città metropolitana oggi, con tagli immensi, 24 aprile, il simpatico Gentiloni, quello che riceve Soros, tanto per essere chiari, il patrono dell'alta finanza, ci licenzia tagli da 24 milioni di euro all'anno per la città metropolitana. Immaginate come saranno belli i prossimi anni. No, io voglio dire molto chiaro, questa è demagogia pura, vi dico la verità. Il costo della politica non è un problema, se uno va a fare gli interessi nazionali è giusto che sia pagato, non è quello il punto. Invece dovrebbero essere processati coloro che hanno tradito la nazione e che in Parlamento, nei comuni, hanno servito gli interessi del potere finanziario. Quello è il punto centrale. Poi spero che la domanda sui soldi la farete anche a Buce Crivello, sì, no. Una, cosa dice perché a è fondamentale. Di rondanina, no? Di propata. Mori? Guardate, io digerisco soltanto Putti, Cassimatis e Ronzitti. Sono le uniche persone che meritano il voto. I cittadini devono capire che il voto utile è soltanto quello che si dissocia da quanto avete visto fino ad oggi. Dobbiamo capirlo e ricordatevi anche che persino il 5 Stelle, che si professa antisistema, ora sta approvando in Parlamento una legge fortemente illiberale che taglia i piccoli partiti, che punta oltretutto a un inciuccio vergognoso di parlamentari nominati e che è la terza legge consecutiva non costituzionale. Questa è la situazione, questo è un colpo di Stato permanente che va avanti dal 2006, dobbiamo assolutamente fermarlo. Date un segnale della città, votate gli altri. Riscossa ovviamente va bene, ma van bene anche gli altri purché non siano loro, questo è fondamentale. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale dicendo la verità ai cittadini, dicendo che un sindaco, questo enorme, purtroppo non potrà governare la città e sarà costretto a scelte estremamente dolorose. Ci rifiutiamo su questo, siamo disposti al commissariamento, l'abbiamo detto più volte, vogliamo ribellarci a questa logica dell'inutile contabile che i poteri sovranazionali ci hanno imposto. Un tema che forse ho trattato meno, nonostante sia nel programma, è quello di tornare alla regolamentazione delle licenze commerciali, quindi lo dico a voi commercianti, le liberalizzazioni vi hanno rovinato, oggi c'è poca domanda di beni o servizi, far aprire ulteriori attività in concorrenza in questo momento non serve a niente se non a creare nuovi poveri. Ma forse è già stato detto qual è il politico che detesti, perché mi piace questa. Ma guardate, io dico la verità, Bucci non l'ho tollerato perché l'ho detto più volte, l'ho dichiarato, mi è sembrata la versione più ignorante di Mario Monti. Mentre Mario Monti è in malafede, Bucci non è in malafede, ma ha delle ricette economiche che per la città sarebbero letteralmente catastrofiche. Anche Crivello ovviamente non mi piace, ma perché? Perché Crivello rappresenta l'ex sinistra, la falsa sinistra, ormai arresa al capitale internazionale, che ti dice
ormai cosa vogliamo fare? Ci sono le multinazionali, ce le teniamo. Cioè, ripudiare gli ideali di sinistra che soltanto il Partito Comunista dei Lavoratori onestamente rappresenta. Di altro purtroppo non c'è, e ribadisco, votate gli altri. Se volete il cambiamento a Genova, nel paese, votate gli altri. Rifiutate la logica del voto utile, che anche lì è propaganda.